Ciao ragazzi, bentornati sul canale Skate Bash. Oggi vi spiego come saltare con lo skate, ovvero come fare un ollie. Per provare questo trick è molto importante che sappiate già spingervi, curvare e frenare. Infatti non potete pretendere di imparare a saltare senza prima saper camminare, no? Per come muoversi in skate ho già fatto un video che vi consiglio di andare a vedere cliccando la scheda in alto a destra. Ora passiamo alla tecnica. Mettete i vostri piedi sullo skate in questo modo, quello davanti al centro della tavola sotto le viti anteriori e quello dietro sulla coda dello skate, più precisamente con le dita sul centro del tail per dare più potenza al salto. Dove esercitarsi? Vi consiglio assolutamente di trovare un posto morbido che vi tenga ferme le ruote mentre proverete l'ollie. Dell'erba o un campo da calcio vanno benissimo. Adesso provate a fare questo movimento, detto pop, ovvero quando la coda dello skate schiocca a terra e fa alzare in aria le ruote. Dovete piegare le ginocchia, poi con forza spingere il piede che è sulla coda verso terra e subito fare un piccolo salto. Il pop deve essere un movimento veloce, dove solo la caviglia del piede dietro si piegherà. Dopo aver ripetuto l'esatto movimento, per almeno 50 volte diciamo, potete passare allo slide, ovvero la strisciata della scarpa del piede davanti sulla grip tape. Non appena sentite la coda toccare terra, dovete strisciare tutto il lato del piede fino sopra le viti e allo stesso tempo tirare su le ginocchia verso il petto per far salire in aria la tavola. Questo è il movimento chiave dell'ollie. Ricapitolando, ricordate di piegare le ginocchia, spingere la coda dello skate verso il basso con solo la caviglia. Appena sentite la coda toccare terra, spostate il piede anteriore verso le viti fino a raggiungere il nose della tavola e solo allora piegate le ginocchia e portatele verso il petto. L'ultimo step sarà l'atterraggio, che dovrà essere ben controllato per evitare di farvi cadere. Quindi, subito dopo aver fatto il pop e lo slide, rimanete in aria con i piedi sulle viti dei track e appena le ruote toccano terra, mantenete le gambe piegate per assorbire l'impatto e restare in equilibrio. Una volta imparato l'ollie da fermi su questo terreno morbido, potete passare a provarlo sempre da fermi su un pavimento liscio e pulito, ovvero senza foglie, rametti o piastrelle. Non fatevi intimidire dalle ruote che ora si muoveranno e fate lo stesso identico movimento che avete già imparato. Quando sarete riusciti a fare anche l'ollie su questo pavimento, potrete iniziare a darvi una sola spinta e provarlo in movimento. Vi ricordo anche che più andate forte e più dovrete tenere il peso in avanti, verso il nose, per far alzare la tavola da terra come quando eravate fermi. Un'ultima cosa, volevo farvi vedere questo video dove c'è il mio primo ollie, a confronto di quello che faccio ora. Questo per farvi capire che solo con la pratica e il tempo riuscirete ad alzare molto di più la tavola e a fare un bel salto fluido. Non arrendetevi e vedrete che ci riuscirete sicuramente anche voi. Spero di esservi stato utile, scrivetemi nei commenti se sapete già fare l'ollie e che tutorial vorreste nel prossimo video. Grazie per la visione, ciao!